E noi in chiusura andiamo a parlare di un'altra iniziativa molto bella che riguarda sempre, si parla sempre di un ponte tra l'Italia, in questo caso e non solo, e i paesi poveri, alcuni paesi poveri in Africa, in America Latina, e in particolare in Sudan, Somalia, Ecuador e Marocco. Abbiamo al telefono Anna Maria Leone, presidente per la provincia di Verona del Movimento Cristiano Lavoratori. Buongiorno. Buongiorno. E si tratta di un'iniziativa intitolata Dal seme al cibo vince fame e povertà. Di che cosa si tratta? Si tratta di intervenire con una raccolta di fondi su tutto il territorio nazionale per consentire a 10.000 famiglie dei paesi che lei ha citato di lavorare la terra, di avere dei semi, soia, grano e tutte le attrezzature necessarie, oltre che dei tecnici che insegnano la realizzazione di questi di queste coltivazioni. Come diceva Comboni, l'Africa, i paesi sottosviluppati si devono emancipare da soli, aiutandoli a prendere coscienza delle loro possibilità. MCL, attraverso il 5 per 1000, è abituata a fare raccolte concrete. D'altra parte, che cos'è la carità, la fede, se non ci sono le opere? Certo. E allora cerchiamo di fare questo. Quest'anno, in relazione anche all'Expo, abbiamo voluto puntare su appunto il cibo, la fame, le ingiustizie che ci sono in questo campo. E che colpisce, diciamo, è il lato economico dell'esperienza. Mi spiego meglio. E bastano 100 euro di offerta, diciamo, che arrivati in Africa riescono a mantenere per un anno una famiglia, compresi i semi che servono per piantare i prodotti e anche la formazione per questo, giusto? Quindi effettivamente, se li paragoniamo ai soldi che, parlo per esempio dell'Italia, si spende per ogni immigrato che viene qui e viene mantenuto di giorno in giorno, è veramente irrisoria questa cifra, e riusciremo anche ad evitare le sofferenze e le tanti morti che diciamo coinvolgono questi giovani che partono dall'Africa, vengono in Italia e in tante volte qui poi fanno fatica. Certamente, lei ha colpito nel segno. Mentre le parti politiche, il governo discutono sulla validità o meno di Mare Nostrum e il Mediterraneo diventa una tomba per migliaia di esseri umani, MCL ha deciso di dare una risposta invece in qualche modo controcorrente. Stato, tagli i fondi per la cooperazione, noi invece ci diamo da fare, in qualche caso come l'obolo della vedova, per dare un aiuto lì, sul posto, per evitare la fuga dalla miseria, dalle guerre, dalla fame. È importantissimo aiutare le persone proprio sul posto, ma allora come si può contribuire a questo progetto? E senza polemiche politiche, perché uno si sgrava la coscienza e dice noi non li vogliamo qua, rimangano là, però poi se tu concretamente non li aiuti a stare là, È solo demagogia. E allora l'aiuto concreto come può arrivare? L'aiuto concreto, noi attraverso i circoli, coinvolgendo le parrocchie, vorremmo e manderemo un appello, contatteremo le scuole, aprire un dibattito anche con gli studenti su un tema così importante. E vorremmo raccogliere questi fondi. Voi avete citato la cifra massima, diciamo, no? 100 euro, ma bastano anche 5 euro, 25, più versi, e anche attraverso bonifico bancario puoi dedurlo dalle tasse con i modelli 730, e più noi ricaviamo, più poi andiamo a realizzare. L'altro elemento importante che noi chiediamo, abbiamo e collaboriamo con il CEFA. Il CEFA è un'organizzazione ormai esperta in questi interventi nei paesi del sud del mondo, che seguirà concretamente i progetti. Se vogliamo chiudere con uno slogan che mi sembra chiarisca il concetto: adottiamo un progetto. Con questo versamento che si fa su un conto corrente dedicato appunto a questa raccolta, si può adottare l'aiuto vero
fattibile di una famiglia. Possono, chi è interessato, a dibattiti, a incontri, ad avere il materiale, perché non vogliamo fermarci solo alla raccolta economica, e per questo ringrazio Radio Pace. Vogliamo proprio anche aprire un confronto, un dibattito, perché dobbiamo renderci conto che anche se viviamo in un momento di grande difficoltà anche noi come paese, comunque noi siamo dei privilegiati e non possiamo dimenticare chi invece non ha nulla. Anna Maria Leone, diciamo ci sarebbe da parlare per mezz'ora di questo argomento così importante, con questo taglio davvero interessante dell'aiuto proprio nei posti originari, dell'intervento nelle scuole e della solidarietà concreta. Allora grazie davvero per questo progetto. Grazie, buon lavoro e buon Natale anche a voi. Grazie anche a voi.